Ciao! Buongiorno! Buongiorno! Oggi io e Martina prepareremo una buonissima ciambella per la colazione. Allora, per iniziare, dobbiamo rompere 4 uova. Uno. Due. Due. Poi. Tre. E. Quattro. Quattro. Poi andiamo. 200 grammi di zucchero. Possono sembrare tanti, ma in realtà qui abbiamo 4 uova e poi avremo 400 grammi di farina, quindi 200 grammi di zucchero è la quantità giusta per dolcificare questo impasto, però nulla vi vieta di metterne un po' di meno. E poi andiamo a mescolare. Mescola. Io nel frattempo gratto nell'impasto anche la buccia di limone. Ecco così. Mescoliamo energicamente. Potete utilizzare anche una frusta elettrica. Ora al nostro impasto andiamo ad aggiungere 100 ml d'olio di semi. E 200 ml di latte. Mescoliamo ora per amalgamare bene tutti i liquidi al resto dell'impasto. E ora passiamo ad incorporare tutti gli ingredienti in polvere. Quindi abbiamo qui 400 g di farina. Una bustina di lievito per dolci. Brava. Ok. E una bustina di vanillina. E mescoliamo con una forchetta questa volta. Abbiamo ottenuto un bel impasto denso, liscio, senza grumi. Questa è la giusta consistenza. E ora ne andiamo a versare la metà in uno stampo per ciambella. Questi sono 24 cm. L'ho unto con dell'olio e infarinato. Ne verso circa la metà. Nella restante metà andiamo a mettere 50 g di cacao amaro in polvere. E di nuovo mescoliamo. Ora diventerà più denso l'impasto. Aggiungiamo circa 50 ml di latte. E anche questa volta mescoliamo fino ad ottenere un impasto bello liscio e senza grumi. E versiamo la restante metà dell'impasto nello stampo. E questo lo inforniamo a 180 gradi per 45-50 minuti. Ed ecco la nostra ciambella marmorizzata appena sfornata. Ora la facciamo raffreddare. Ora che è freddo, lo mettiamo su un piatto. Grazie.
e ora tagliamo. E per oggi è tutto, noi ci vediamo domani.